Buongiorno, sono Pasquale Marsigliano, insegno dendrometria e assestamento forestale presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Voglio parlarvi della certificazione forestale, e cioè di uno strumento che certifica l'origine sostenibile dei prodotti legnosi e perché oggi la certificazione forestale è così importante per tutta la collettività. Parlando di prodotti legnosi, non si può non partire dal bosco, il quale è in grado, come sappiamo, di offrirci una miriade di prodotti legnosi per tanti usi diversi e oltre a innumerevoli servizi ecosistemici. Ma sappiamo anche che affinché il bosco possa continuare nel tempo a erogare tutti i suoi servizi, è necessaria una gestione che possa garantire la tutela dell'ambiente, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la sostenibilità economica. Tuttavia, quasi mai sappiamo l'origine dei prodotti legnosi che, ad esempio, abbiamo nelle nostre case. E se essi provengono da una foresta gestita in maniera sostenibile oppure da processi di deforestazione. Difatti, sappiamo che nel mondo esiste una intensa deforestazione, esistono generalizzati processi di illegalità che determinano un degrado delle foreste e dunque sapere l'origine di un determinato prodotto a base di legno diviene una informazione davvero importante. Queste attività, e c'è la deforestazione, le pratiche illegali, le attività illecite, a volte effettuate anche calpestando i diritti delle popolazioni indigene che vivono quei luoghi, determinano, come dire, non solo una commercializzazione di prodotti forestali in contrasto con criteri di legalità, equità e giustizia, ma determinano anche povertà e ingiustizia sociale nei paesi del mondo dove queste attività sono diffuse. Dunque si pone il problema del commercio internazionale di legname illegale, il quale alimenta ogni anno un giro di denaro stimato in circa 150 miliardi di dollari ogni anno. Queste che vedete sono le vie del commercio illegale del legno e le cifre sono davvero allarmanti. A livello globale il 15-30% del legname commercializzato è illegale, fino ad arrivare a 50-90% di legname illegale nei principali paesi tropicali produttori di legname. Qui invece vediamo il commercio illegale di legname proveniente dal solo bacino del Congo. Come vedete, la Cina è probabilmente il maggior importatore di prodotti in legno di origine illegati, seguita però da quasi tutti i paesi europei, compresa l'Italia. Inoltre, in alcuni paesi, ad esempio il bacino amazzonico, il centro Africa e il sud-est asiatico, l'illegalità, e cioè i tagli illegali, sono pari o superiori a quelli legali. E con i proventi della vendita di questo legname di origine illegale, spesso vengono finanziate anche dittature militari e guerre civili, e parte di questo legname arriva anche in Europa e in Italia. E dunque possiamo dire che le attività illegali nel settore forestale hanno impatti non solo nel settore forestale, ma anche esternamente ad esso e possono finanziare ogni tipo di attività illecite, comprese guerre civili come nei paesi che vediamo in questa slide. In Europa, secondo una ricerca del Parlamento europeo, il 30% delle importazioni di materiale legnoso ha una origine illegale e tra i paesi dell'Unione europea l'Italia è il terzo paese importatore di materiale legnoso, oltre ad essere il primo paese europeo importatore di legna da ardere. L'Italia ha anche una fiorente industria del mobile, ma importiamo
l'80% del legname di cui abbiamo bisogno e circa il 30% del materiale legnoso che arriva in Italia è di origine illegale. E dunque possiamo dire che non sappiamo se quel bel tavolo in legno pregiato che abbiamo nella nostra casa proviene da processi di deforestazione, da sfruttamento dei diritti dei lavoratori, da pratiche poco trasparenti. E allora potrebbe anche capitare che acquistando quel tavolo in legno pregiato di origine sconosciuta, inconsapevolmente stiamo alimentando anche varie attività illecite. La soluzione a questo problema è che noi dobbiamo rendere riconoscibile sul mercato i prodotti legnosi. E allora un consumatore responsabile, ma anche uno Stato responsabile, deve sapere cosa sta acquistando o cosa sta importando. E cioè vogliamo conoscere la provenienza di quel legname e vogliamo che per ottenere quel prodotto nessuna foresta venga distrutta, i diritti dei lavoratori e delle comunità che vivono quei luoghi vengano salvaguardati. Cioè abbiamo bisogno di uno strumento che certifichi la sostenibilità e la legalità dei prodotti di origine legnosa e questo strumento è la certificazione forestale, la quale ci fornisce appunto tutte queste garanzie. Dunque possiamo dire che la certificazione forestale è un esame eseguito da una parte terza accreditata volto a determinare che il sistema di gestione forestale sia conforme a requisiti di tutela ambientale, di equità sociale e di efficienza economica. I più diffusi schemi di certificazione forestale sono lo schema FSC e lo schema PEFC. Non staremo qui a descrivere le differenze tra i due schemi. Quello che ci interessa in questo momento è che entrambi gli schemi sono in grado di garantire al consumatore finale l'origine legale e sostenibile dei prodotti legnosi. Cioè possiamo dire che entrambi questi schemi dicono al consumatore: questo prodotto che tu acquisti ha una origine sostenibile, si conosce la foresta da cui proviene, sono rispettati i diritti dei lavoratori e delle popolazioni. Inoltre, affinché un prodotto, diciamo, possa essere venduto come certificato, è necessario che tutti i passaggi che partono dalla foresta di origine, cioè dove giace il tronco, fino al prodotto finito e quindi anche tutte le imprese di trasformazione siano rintracciabili e certificati, e questa rintracciabilità costituisce quella che viene chiamata la catena di custodia. Difatti, il rilascio del certificato attesta che le forme di gestione di una foresta rispondano ai requisiti di trasparenza e legalità, rispetto dell'ambiente, utilità sociale e sostenibilità economica. Negli ultimissimi anni, fortunatamente, persone e mercato chiedono sempre più soluzioni che portino benefici di lungo termine per il pianeta. E questo ha fatto sì che la richiesta di una certificazione forestale sia stata sempre più avvertita. In Italia oggi abbiamo una superficie complessiva di foreste certificate di poco meno di 900.000 ettari. Tuttavia, solo il 10% delle foreste mondiali sono certificate e soltanto il 28% di tutto il legname circolante è certificato. E quindi, come vedete, c'è ancora tanto da fare. Oramai molte tipologie di prodotti con il logo della certificazione forestale sono affermati sul mercato italiano e anche facilmente reperibili presso i grandi magazzini. Dai prodotti cartiari ai prodotti di legno per l'edilizia, eccetera. Però attenzione, e qui bisogna stare molto attenti, a quando compriamo una bottiglia di vino. Verifichiamo che il tappo di sughero sia rigorosamente certificato, altrimenti la prossima volta è decisamente meglio cambiare vino. Ovviamente, per un'amministrazione pubblica
I vantaggi della certificazione forestale per i propri boschi sono innumerevoli, e in questi casi possiamo dire che subentrano anche valenze di carattere etico, perché permette di comunicare al pubblico che i boschi vengono gestiti in maniera sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, ma significa anche trasparenza amministrativa e gestionale, garanzia contro ogni forma di illegalità, miglioramento dell'immagine del comune, certificando l'impegno dell'amministrazione verso l'ambiente e verso ogni forma di legalità. Dunque, dopo questa breve analisi, possiamo dire che la certificazione forestale rappresenta sicuramente una grande opportunità di ufficializzare l'impegno imprenditoriale e amministrativo verso l'ambiente, e la legalità. È al tempo stesso un impegno per la promozione di una gestione corretta dei boschi. Anche da parte del consumatore, richiedere, scegliere ed acquistare prodotti certificati significa contribuire in modo diretto alla crescita di un sistema etico responsabile e virtuoso. Io credo anche che, soprattutto per un'amministrazione comunale proprietaria di boschi, intraprendere un percorso che possa portare ad ottenere la certificazione forestale dei propri boschi possa essere vista dalla collettività come un'azione concreta di contrasto ad attività illecite nel commercio del legname e come un'affermazione riconosciuta della legalità, nella gestione del proprio territorio. Bene, io ho terminato, ma vi chiedo ancora 90 secondi. Voglio lasciarvi con un breve video in cui viene mostrato un oggetto rigorosamente made in Italy, costruito con 7 differenti specie legnose, proveniente da 3 continenti diversi e da foreste certificate FSC. Una chitarra di cui sappiamo che ha una storia felice, cioè che per la realizzazione di questo strumento non sono state abbattute foreste in maniera, come dire, irresponsabile. È la prima chitarra italiana amica dell'ambiente. È stata costruita dagli utai dell'associazione friulana Linea Mundi, utilizzando 7 tipi di legno da 3 diversi continenti, tutti provenienti da foreste sostenibili certificate dall'associazione FSC. Sostenibile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche economico. Vengono utilizzate delle tecniche di rotazione, di taglio delle aree forestali, di modo che quando si finisce il ciclo di taglio, la prima area da cui si era partiti, naturalmente sono già ricresciuti gli alberi. Ho dovuto scegliere alcune specie un po' particolari per la cassa. Qua abbiamo il ovancolo, noce d'aniela, che è un legno un po' insolito. Intredate tra Friuli e Veneto, a Maniago, Padova e Silea, è stata protagonista dello spettacolo Alberi. Sul palco la cantautrice Erika Boschiero, accompagnata dall'attore Vasco Mirandola e dal violoncellista Enrico Milani, in un percorso che comprende anche brani di cantautori come Guccini e Branduardi, tutti dedicati ai nostri silenziosi alleati contro l'inquinamento. Bene, un grazie a tutti voi e spero di aver fornito qualche utile elemento sia per una gestione sostenibile delle nostre foreste e sia per l'importanza che assume la certificazione forestale dei prodotti legnosi ai fini della loro provenienza legale. Insomma, dobbiamo comprare prodotti legnosi certificati. Presso il Dipartimento di Agrare di Reggio Calabria potete trovare ogni altro tipo di informazione aggiuntiva. Grazie ancora e buona giornata a tutti voi.